C'è un sottile filo che congiunge le storie lontane, taciute e spesso sconosciute delle donne straniere. Questo filo è ricostruito grazie ai racconti di Lingua Madre, concorso diretto a tutte le donne straniere e di origine straniera che, utilizzando la nuova lingua d'arrivo, l'italiano, vogliono approfondire il rapporto tra identità, radici e il mondo altro. L'antologia di racconti delle autrici selezionate nell'ottava edizione del concorso è stata presentata al Circolo dei Lettori di Torino. Lingua Madre vede il sostegno di Salone Internazionale del Libro di Torino, Assessorato alla Cultura della Regione e la Consulta Femminile Regionale, grazie alla quale è stato realizzato il volume. Lingua Madre 2013, un appuntamento con molte storie da raccontare. È significativo ed emblematico il nome, lingua e madre, perché accomuna due termini al femminile che declinano senso di appartenenza, la lingua ad una nazione e madre ad una famiglia. Credo che questi due elementi facciano insieme cultura, quella cultura che attraverso le donne può fare abbattere anche le barriere, tutti quei limiti che delimitano talvolta erroneamente gli stati.